Bentornati, ben ritrovati a Tempi da Lupi, il programma ideale per gli amanti degli sfondi brutti e delle inquadrature fisse. Buon anno, auguri di buon anno con questo primo gennaio. Io chiedo scusa per la mia mise di questa sera, questa t-shirt con un'immagine dell'uomo vitruviano andata piuttosto a male, ma purtroppo sono appena tornato dalle Hawaii, dove ho fatto il mio capodanno cavalcando un'onda sopra una tavola da surf, chiaramente, come nel mio stile peraltro, e credo che si capisca anche solo guardandomi in faccia. Come è andato questo capodanno? Come avete passato questa serata? Ci interessa saperlo, perché se avete passato la notte di capodanno con le persone cui volete bene, se siete stati a mangiare, siete stati in questo contesto familiare oppure goliardico, magari a ballare eccetera con gli amici eccetera, potete decidere tranquillamente di mandare le vostre foto a sticazzen@superj.it e noi le ignoreremo e cestineremo, come facciamo con tutte le mail che non ci interessano, particolarmente per quanto riguarda le foto del cibo, perché questo è il tema che vorrei affrontare con voi questa sera. Tutto questo profluvio di tavole imbandite, chiaramente, che poi sono tutta una serie di foto posticce e tutte uguali che vanno in giro sui social, vediamo insieme un esempio, dovrebbero restituire un'idea di calore, di affetto, eccetera. Sono sostanzialmente le copie e incolla, sono una serie di immagini che non è che ispirino chissà quanta passione per la cucina o per il calore del focolare della casa. Vediamo un'altra immagine che invece restituisce maggiormente questa idea. E per concludere questa introduzione, io direi che le foto del cibo sono come il jazz e le scorregge: interessano solo, piacciono solo a chi le fa, come diceva il grande Pertini. Il discorso del cibo è un discorso interessante, perché usato così diventa un modo di introdursi nelle vite degli altri con una noia mortale, pestilenziale. Invece il cibo è tanto di più, è molto di più, non è solo questa ingerenza social, Facebook, Instagram, eccetera. Ad esempio, il cibo è una questione di politica. Il cibo può essere tranquillamente un discorso politico, innanzitutto per il classico modo di dire che vediamo insieme in questo articolo del Post di qualche anno fa: è tutto magna magna. E sostanzialmente capita questo, che quando viene fotografato un politico nel momento in cui sta mangiando, il rischio è sempre grande, quello di passare per sostanzialmente un magnone di altra tipologia, per cui a meno che non abbia lo stile di Obama, che vediamo nell'immagine anche nel mangiare del pollo fritto, chiaramente tendenzialmente l'immagine che ne risulta sarà un po' goffa, come quella di La Russa, sarà ancora più goffa come quella di Bossi in qualche sagra, e financo Arafat potrà perdere la sua aura così rivoluzionaria e comunque di importanza e rilevanza storica nel momento in cui si ritroverà a mangiare qualche cosa, credo alla sagra della pantofola fritta da qualche parte. Il discorso del cibo è un discorso politico, l'ho detto, non riguarda propriamente un politico di destra o uno di sinistra, c'è chi ne abusa però. Vediamo insieme questo volto noto che ha fatto della comunicazione social tramite il food, tramite il cibo, un discorso fondamentale del suo essere al mondo. E ci sono vari esempi: va a Catania per il terremoto e chiaramente mangia un arancino, si prepara ad andare a Catania, beve un caffè, si sveglia la mattina in cui viene ucciso un collaboratore di giustizia nel programma di protezione dei testimoni, dicendo di mangiare pane e Nutella, anche se quella è evidentemente una fetta biscottata. In questo profluvio di sovraesposizione social di Salvini, qualcheduno ha provato a dire boicottiamo i suoi prodotti. Non penso che sia un atteggiamento particolarmente intelligente, perché se si provano a boicottare i prodotti mangiati da Salvini, rimangono giusto degli spiedini di anaconda, delle bistecchine di qualche animale scomparso e sostanzialmente i cracker dolci che andavano negli anni 80 e anni 90. Salvini non fa uso del cibo solo in questo senso. Ad esempio, vediamo un'immagine insieme, qui parla della follia dell'ONU che vuole fare insomma vorrebbe andare contro il Made in Italy definendo il parmigiano dannoso come il fumo. In realtà anche questa, come spesso accade, è una fake news. Però, tornando alla questione del boicottaggio,
e superando l'immagine del Soylent, che è uno degli ultimi prodotti che appunto Salvini ancora non ha provato, che era quello di quel famoso film Soylent Green, che era composto di esseri umani tritati. Non c'è ancora arrivato, ma potrebbe arrivarci. Ci sono state delle interazioni social, o qualcuno ha provato a dire la sua sul discorso del politico che si espone molto dal punto di vista del cibo. Vediamo insieme. Per contestare Salvini, non mangerò più arancino e ragù cosparsi di Nutella, perché sostanzialmente il rischio è quello di fare un purpurri. Così come c'è chi prova a dire: guardate che non cambia nulla sul fatturato miliardario di qualunque società se voi boicottate questi 50 euro all'anno. Così come c'è chi invece fa un riferimento storico, per cui non rinuncerei alla Nutella nemmeno se Salvini ci facesse il bagno come Poppea nel latte. Questa immagine orrorifica che abbiamo avuto offrire agli amati telespettatori di Super J. E infine, come dicevamo prima, la difficoltà di seguire questa linea. Ho iniziato a boicottare tutti i prodotti che ha mangiato Salvini quest'anno. Sono 3 giorni che mi cibo di bacche e radici, ho già perso 5 kg, non so quanto resisterò, aiuto. Io penso che non sia necessario, non sia intelligente il discorso del boicottaggio, anche perché, visti i valori nutrizionali delle cose che mangia, penso che Salvini si stia boicottando da solo con i trigliceridi, con colesterolo, eccetera. Ma il discorso del cibo è anche un discorso di cultura, di tradizione. È successo qualche anno fa che in una serie TV della Rai si videro degli arrosticini, piatto, non c'è neanche bisogno di dirvelo, tipicamente abruzzese, che qualcuno condiva con del ketchup, e montò la polemica social, lo vediamo insieme, anche articoli di riviste web, l'Abruzzo contro il film Rai purché finisca bene, indignazione per gli arrosticini con il ketchup. C'è un altro esempio di protesta di una ragazza che si dice vegetariana ma comunque pur sempre abruzzese: gli arrosticini con ketchup proprio no. Quindi noi chiaramente siamo pronti a difendere le nostre tradizioni armandoci di rostelle incendiarie da tirare contro i bastioni del potere, che sono il palazzo comunale o le banche o il paninaro che si trova a Piazza Garibaldi. Ma questo discorso, anche questo discorso, può portare a delle conseguenze estreme, non propriamente piacevoli. Vediamo insieme questo pezzo della Stampa. La focaccia di Recco è nei guai, non si può più esportare, ovvero una volta che ha acquisito la qualità IGP può essere consumata solo sul posto, per cui se viene consumata fuori, anche se prodotta propriamente con le caratteristiche tipiche della focaccia stessa, è una violazione del marchio IGP. E cosa è successo quando lo stesso consorzio che ha permesso alla focaccia di ottenere il marchio IGP, di qualità IGP, l'ha portato fuori alla fiera di Rho? Lo vediamo insieme. È stata indagata per frode, se non mi sbaglio, quindi combinando un piccolo disastro, per cui io sarei per non portare questo discorso all'eccesso. Vi è un altro discorso interessante poi per quanto riguarda il cibo, l'aspetto dietetico. Chiaramente vediamo questa immagine insieme, che io vidi in un museo dedicato al cibo ad Amsterdam, che mi colpì talmente tanto nel vedere quante zolle di zucchero, a quante zolle di zucchero corrisponde una cola, che per riprendermi dovetti andare a farmi subito, immediatamente, una flebo di Coca-Cola, per riprendermi dallo shock dell'informazione. E una cosa interessante, c'è chi ha proposto una tassa sullo zucchero in Italia, come è stata adottata da altri paesi, potrebbe essere una soluzione, perché sostanzialmente si utilizza per disincentivarne l'uso e per fare cassa, come sostanzialmente con le sigarette, per cui io ci metterei delle immagini scioccanti come per le sigarette. Ne vediamo un esempio su queste lattine che sono a disposizione dei più giovani, piene di gas, zuccheri, eccetera. E comunque, se proprio dobbiamo tassare lo zucchero, non vedo perché non tassare anche il Ligabue, Jovanotti ed eventualmente anche Giusy Ferreri, cui mandiamo un caloroso abbraccio. Ma oltre a tutti questi discorsi, un importante discorso, oltre a tutti questi argomenti, ecco, il discorso principale riguarda forse l'impatto ambientale, perché la produzione su larga scala ha un fortissimo impatto ambientale, quindi la dieta più suggeribile in generale per quanto riguarda il cibo è quella vegetariana, quella vegana. Se vogliamo essere onesti, non è suggeribile accompagnarsi con un vegano, perché tendenzialmente è piacevole come una coloscopia a secco, però il discorso è quello giusto, è quello del veganesimo. Per cui come fare, come concludere tutto questo ragionamento che abbiamo fatto insieme? Io penso che si possano mangiare gli arrosticini col ketchup, che si possa mangiare roba con i dolci, con lo zucchero, si possa
eccedere come fa Salvini, come altri, come lui, eccetera, si possa fare sostanzialmente di tutto, basta farlo con il senso di colpa. Armiamoci di senso di colpa e tutti i nostri peccati, quantomeno di gola, nel 2019 ci verranno mondati, come si suol dire, condonati. E con questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.